una giovane 33enne è stata uccisa ieri pomeriggio a San Paolo Belsito e oggi, fanno sapere i carabinieri, un 36enne è stato fermato su disposizione della procura di Nola. Il cadavere semicarbonizzato di Ilenia Lombardo, giovane mamma, è stato trovato nella serata di ieri in un'abitazione di via Ferdinando Scala. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando alcuni vicini di casa della donna hanno visto del fumo uscire dal suo appartamento e hanno allertato le forze dell'ordine. La donna era originaria della provincia di Avellino e da un anno e mezzo si era trasferita nel napoletano, dove lavorava come badante. La giovane sarebbe stata picchiata, come sembrerebbero confermare alcune tracce di sangue rinvenute nell'appartamento, e poi divorata dalle fiamme dalla cintola in su in un incendio che sembrerebbe avere natura dolosa. Le indagini sono in corso da parte dei militari della compagnia di Nola. Un uomo di 36 anni è stato fermato, mentre si continua ad indagare sui rapporti e sulle relazioni della donna.